Cronaca con l'operazione Rasoterra della Polizia di Reggio contro il caporalato nella piana di Gioia Tauro. 9 persone sono state arrestate alle prime luci dell'alba per sfruttamento di manodopera e intermediazione illecita. Tra queste Filippo Raso di Tauria Nova, di fatto dominus indiscusso dell'organizzazione smantellata dalla polizia. Aveva legami con le cosche Piromalli Molè. Ci racconta tutto Elena Stramentinoli. La polizia ha fatto irruzione nelle loro abitazioni alle prime luci dell'alba. 9 persone sono state arrestate, l'accusa sfruttamento della manodopera. Tra loro anche 2 caporali di origine africana. Avrebbero reclutato i migranti nella baraccopoli di San Ferdinando, smantellata 2 anni fa, costringendoli a lavorare in condizioni di schiavitù anche per 12 ore al giorno. Venivano reclutati presso quella struttura, venivano avviati dai caporali, venivano reclutati, poi venivano messi a disposizione di alcuni datori di lavoro, anche attraverso l'intermediazione chiaramente illegale di altri soggetti, e quindi venivano sfruttati, pagati al giorno a 25 euro, ovvero a 50 centesimi a cassetta di agrumi. Al centro dell'inchiesta denominata Rasoterra, Filippo Raso, collegato alle cosche della piana e di fatto dominus indiscusso dell'azienda agricola, ora sequestrata, intestata alla figlia. Il personaggio principale di questa attività è Raso Filippo di Terranova, una persona che ha dei legami con le consorterie criminali, dei Piromalli Molè. Grazie alle intercettazioni telefoniche e alle testimonianze dei braccianti, la polizia è riuscita a ricostruire un'organizzazione con a capo lo stesso Raso, che si occupava di reclutare, trasportare e controllare i migranti, l'ennesima operazione contro la piaga del caporalato nella piana di Gioia Tauro. Tutto questo avveniva attraverso l'elemento costante dello sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno.